Quella! No, è quella! Ciao bel ragazzo, ciao Giovanni. Ma come fai a mantenerti così giovane? Ma chi sei? Il cugino di Gianni Morandi? Ma come fai? Forse mi hai riconosciuto? Sono Luca Telese, quello che bastona di qua e di là, senza sé, senza ma. Ciao Giovanni. Io sono qui a tua insaputa, perché tu non so se lo sai, ma tu qui conti meno di Martina nel PD, lo sai. Addirittura. Mi hanno voluto i poteri forti di martedì per fare le pagelle della settimana politica. Partiamo allora subito con la sigla, ok? Scusa regia. Questa è la sigla, che sigla è questa? La sigla del pranzo è servito, io avevo chiesto la sigla, una sigla di Ennio Morricone, regia. Non l'abbiamo. Al limite una di Giovanni Allevi, non... No. Lorenzo Fragola, neanche Lorenzo Fragola. Non c'è. Beh, allora se non c'è neanche Lorenzo Fragola, allora è meglio che cominciamo senza sigla. Allora, grande... Bravo, arrangiamoci. Ma è una vergogna, è una vergogna. Allora, grande settimana per Gigino Di Maio, ha fatto un figurone. Prima ha visto spegnersi due forni, fallire il suo piano di diventare premier, allora tutto incazzato ha dato la colpa al PD e adesso pretende un nuovo voto a giugno. A me sembra un'ottima idea. Senza l'Italia ai mondiali dobbiamo pur trovare un passatempo. Voto 9! 9 a Gigino! Bravissimo! Sarebbe anche un bel voto in pagella, che tanto sarebbe il primo perché a scuola non ha mai preso uno di 9. Allora, poi andiamo avanti. Complimenti a Massimiliano Fedriga, il nuovo governatore del Friuli, che ha stravinto con il 57% dei voti ed è considerato un leghista moderato. Infatti aiuta gli immigrati non a casa loro, ma a metà strada. Voto 10. 10 a Fedriga. Bravissima. Poi andiamo avanti. Marina Berlusconi. È talmente presuntuosa da pensare che suo padre entrerà nei libri di storia. Oltretutto ha avuto un lapsus, voleva dire libri di religione, non di storia. Voto 4. 4. Però Marina ha posto alla nostra attenzione un interrogativo quasi metafisico. È meglio non essere nei libri di storia o esserci come Berlusconi? Perciò, grazie Marina, cambio voto. 7. Bravissimo. Poi, Giorgia Meloni, vi sarete accorti senz'altro che Giorgia Meloni durante la campagna elettorale in Friuli non c'è quasi mai stata, è apparsa soltanto alla fine. Berlusconi e Salvini se l'erano dimenticati in autogrill. Voto 2 a Berlusconi e Salvini. Andiamo avanti. Renzi e Martina, avete notato chi sembrano? Sembrano Berlusconi e qualunque allenatore del Milan. Voto 4, tutte e due. Restiamo nel mondo del calcio, non so se lo sapete. Restiamo nel mondo del calcio, il figlio di Renzi ha fatto un provino per entrare nelle giovanili del Genoa e si è subito rivelato come il papà. Ha detto che era un'ala sinistra e ha sempre giocato sulla destra. Ha promesso all'allenatore che se lo faceva giocare gli dava 80 euro. E quando l'hanno sostituito si è arrabbiato e ha portato via il pallone, uguale al padre. Voto 3. E andiamo con Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano devo dare semplicemente 10, perché si è dimostrato più forte di tutti quei bastardi odiatori da tastiera. Forza Giorgio, siamo tutti con te. E infine, caro Giovanni, Il primo maggio, tu lo sai, è quel giorno dell'anno in cui si polemizza sia perché la gente è senza lavoro, sia perché la gente lavora anche il primo di maggio. Ma la verità è che in Italia c'è così poco lavoro che ormai la festa del primo maggio è considerata una rievocazione storica. Quindi voto 3 al primo maggio. Ciao dal vostro Luca Telese. Ciao, con le pagelle, ricordate.